immaginate se Oleg, per poter interagire con voi, ha bisogno di potervi vedere. Oleg sta sopra un palco, quindi gli elementi che possono interferire col fatto che voi vediate o meno Oleg sono intanto il palco dove lui si trova. Ok, lui si potrebbe anche trovare sul palco sopra a un altro palco, per esempio, sarebbe un po' più in alto, oppure potrebbe esserci il sipario che si trova a un'altezza differente. Nel nostro esempio, Oleg è il nostro sorriso. Quando noi dobbiamo mostrare a chi ci guarda il nostro sorriso, abbiamo che i denti sono sostenuti da degli impianti che stanno nell'osso. In più sopra, o meglio davanti ai denti, ci sono delle labbra che possono mostrare o meno i denti. Questa è la prima cosa che bisogna chiarire, ovvero che i denti non devono stare dove si trovano gli impianti dentali. Cioè gli impianti dentali sono delle simulazioni di radici, se vogliamo dirla in maniera semplice, delle viti. Le viti non c'entrano nulla con le radici dei denti, anzi sono fatte di materiali differenti e stanno in posizioni completamente diverse da dove stanno le radici dei denti. Infatti, se io schematizzo, per esempio, come sono i denti naturali mantenuti nell'osso, i denti naturali hanno una radice al quale poi tutto attorno ci sta attaccato l'osso. Questo è tutto osso. Quando noi perdiamo il dente, non perdiamo solo il dente, ma perdiamo anche tutta la radice. Andiamo a estrarre. Qua si deposita che cosa? Sangue. Si crea un coagulo, come quando ti tagli il braccio, si crea un coagulo. Qua queste parti di ossa a un certo punto vanno in necrosi. Quello che succede è che l'osso a un certo punto, che si riforma a partire dal sangue, ha una forma differente da come era prima l'osso che manteneva il dente. Quando io metto un impianto dentale, l'impianto dentale non lo metto qua dove c'era la radice mantenuta dall'osso, ma lo devo mettere dove è rimasto l'osso. Quindi gli impianti dentali, in realtà questo qua sarà in questa posizione l'impianto dentale. Quello che io vado a mettere è questo rosso e non questo blu. Cosa significa? Che qua, se io non simulo la gengiva, avrò che il dente sarà poi così lungo. Prima il dente era invece lungo così. È chiaro questo? Cioè il problema del dentone lungo in un paziente che ha perduto i denti c'è sempre.